esageriamo, scegliere una storia piuttosto che un'altra credo sia diventato più complicato, oppure no? Allora, se, era, non lo so, allora in questo momento sono in una fase della mia vita anche più personale, perché poi attraverso anche le fasi personali, quello che scegli in questo mestiere, perché è un mestiere artistico, quindi non puoi andare a lavorare contro voglia. Cioè il nostro è un lavoro che la mattina devi essere proprio contento di andare sul set, che io sono sempre contenta e grata. C'è chi dice che quando scegli la tua passione come lavoro non dovrai lavorare un giorno nella tua vita. È vero, però è un lavoro, quindi insomma devi essere al 100% coinvolto nel progetto. Scegliere è un privilegio, naturalmente, è una fortuna che sono felice di poter avere. In questo momento esatto scelgo un ruolo dove posso più forse divertirmi un po', perché comunque ho attraversato personaggi anche complessi, no? Personaggi della trilogia di 1992, penso anche a quello che ho fatto negli anni, no? Che sono la mia gavetta, il mio studio, il personaggio di Valeria per non uccidere, che mi hanno dato tanto come struttura, cioè è stata proprio la mia scuola, la serialità di livello, bella, italiana, mi ha insegnato tanto. Adesso voglio andare sul set felice, cioè io voglio svegliare la mattina e dire che bello, perché io arrivo sul set, iniziano questi camper, spesso messi nel fango, non perché ci piaccia, perché insomma magari si va a girare in posti lontani, fuori dalla città, e a me lì mi piace pure il fango, mi piace scendere alla scaletta, io non vedo l'ora di andare al trucco, alle 6 di mattina, di solito non sono una che si alza presto, ma quando sono sul set io sono contenta. Il caffè della macchinetta, il bicchiere di plastico, mi piace tutto del set, io amo il set. E quindi è più quello, non sono tanto strategica nella scelta dei ruoli, ma proprio più con il cuore, sai, quella cosa che mi fa battere il cuore. Con quell'idea di divertimento, come dicevi in questa fase. Sì, ma non che debba essere una commedia, deve essere una... Sì, questo proprio, come è stato elegante. Questo proprio lo vorrei tanto fare. Lo stare bene sul set sì, con la sua non lo faccio per gli altri. No, ma perché poi so che agli altri arriva l'autenticità, questo l'ho capito in questi anni. Cioè il pubblico non è scemo, il pubblico siamo noi, cioè io sono pubblico anche, quindi per me è importante che... Bravo! È importante che quando partecipa a un progetto, io non voglio deludere il pubblico. Cioè il pubblico dice, ah, ce n'è... Andiamo a vedere che ha fatto, poi non posso garantire che andrà sempre bene, però per me è un riferimento importante, per quello amo il Festival di Bari, perché è un festival che ha il pubblico come grande protagonista.